signori, 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 e anche oggi si fa la dieta domani. In realtà no, state tranquilli, però Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio 89. Questa è una cosa che ho sempre voluto fare. Mi raccomando, subito un bel pollicione in su per il vostro Ciccio 89. Vi ricordo che se ancora non è passato il 13 luglio 2019, Ciccio 89 live show Elite a Roma. E raga, sono andato a prendere un pacco Amazon, fa un caldo bestiale, c'è un po' di fiatone, va bene così. Le luci, sapete che su questi video non mi metto faretti e cose, anzi direi che va fin troppo bene l'inquadratura per essere anche da solo. Signori, tanto c'è Michele che mi fa il color corrector. E Michele, per favore, mi fai partire un razzo da questa scatola che vola via? Grazie Michele, ti lobbo, il mio editor. Ah, signori, che andiamo a fare oggi? Ma tanto voi l'avete visto sul titolo in descrizione. Sul titolo del video andiamo a provare degli snacks americani. Questa è una scatola che ho comprato su Amazon e io non so che cosa c'è dentro. C'è snacks americani buttati così a caso. E tra l'altro questa qua dovrebbe essere la scatoletta, quella piccola, perché se no ci stanno anche più grandi. Se mi ricordo vi lascio il link in descrizione con il mio referral link per andare ad acquistare questa box su Amazon. Buttiamo la roba là. E qui c'è la torta che ho fatto in cucina con Ciccio, la torta di ricotta, non so se l'avete vista. Vado ad aprire insieme a voi. Tra l'altro qui ho un po' di... Ah, ma come siamo eleganti. Non mi pare che è un po' storta la videocamera? Leggermente, ma sapete che c'è? Facciamo finta che stiamo su una barca, mi va bene così. Quindi... o la drizza l'editor, che lo può fare volendo, o me la lascia torta o me la inclina totalmente e fa dei giochetti pazzarelli in questo preciso momento. Bene, andiamo ad aprire questo box di dolci americani che tanti hanno provato, ma io mai. Signori, eccoli qua. Ah! Allora, queste... Allora, vabbè, questo thank you so much per aver acquistato da noi. Ci abbiamo diverse cosette, però voglio assaggiarle tutte. Vi faccio vedere qui quello che ho. Sicuramente tanto qualcosa mi cadrà. Metti a fuoco loro per favore, cara videocamera. Niente, mi prende a fuoco a me, ma sei matta? Vabbè, vi faccio vedere questo. Tra l'altro io dovrei fare la miniatura, quindi Mirko, adesso senza rompere le palle, facciamo la miniatura. Facciamo ancora più divertente. Vi piace quando faccio le miniature? Allora, che cosa abbiamo qua? Abbiamo il col hid, ma questo è tipo va messo nell'acqua, quindi non lo voglio fare, troppo complicato, voglio una cosa più easy. Questo è una chewing gum che andremo a provare dopo, se mi va. Io voglio passare le cose più cicciotte. Questo io lo vedo sempre da Thomas, che fa i video su YouTube, lo saluto, e sti c***o di Reese's, mamma mia, col peanut butter, regà, questi li tengo qui, tutti presenti, è quello che io tengo più di tutti. Ci stanno anche queste qua, che sono tipo le M&M's, le tengo qua, queste sono quelle proprio preferite top. Andiamo a mangiare il Butterfinger, eccolo qua, questa barretta, speriamo che l'ha messa a fuoco. Che dovrebbe essere sempre con la cosa di arachidi, insomma. Andiamo a vedere un attimo. Quanto arachidosa. Vado, la faccio per voi. Ammappate. Allora, si sente il burro d'arachidi? Ma regà, c'è un quantitativo di zuccheri. A dove stanno i zuccheri? 21 grammi per 100 grammi. A faccia. Buono però, eh. Però se mi ha stuccato, regà. Mi ha stuccato un botto. Qui c'è un cioccolatino piccolissimo. Cioè, è una peretta. Non so neanche se farvelo vedere o no. È un Kisses. Vado ad assaggiare? Un Kisses. Vabbè, ma cioccolata, che sola. Allora, caramelle
caramelle, caramelle, caramella, e intanto se vedete sembra che lo faccio apposta, gomma, tots roll, vabbè vado a provare tutto dopo sta roba qua, cioè fatemi prendere la roba un po' più ciotta, scusate, altre caramelle, niente, mi hanno fatto un pacco di caramelle, a sto punto mi compravo la scatola di caramelle, questo lo voglio assaggiare. Questo qua lo voglio assaggiare, è quello tipo che stava in Ghostbuster, non so, nella scena quella con coso. Vabbè, dai, non mi ricordo come si chiama questo qua. Non mi ricordo come si chiama. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Dentro c'è tipo una crema, so che è caloroso al massimo questo qua. Andiamo a assaggiare? Vabbè. No. Mi aspettavo meglio. Vabbè. Ma sono dolcissimi. Ma sono incredibilmente dolci. Incredibilmente, ma troppo. Ragazzi, spaccano la faccia. Andiamo con questi cookies and cream. Ve li faccio sempre vedere. Ok, questi qua. Andiamo ad aprire. Oh, questa è interessante. Questa è una barretta al cioccolato bianco con i cosi di biscotti. Eccola qua, non so se la vedrete mai, sì, eccola qua, vedete? Vado ad assaggiare. Raga, mi brucia la gola, ma gli americani ma che cosa si mangiano? È solo zucchero e io sto sudando, cioè già sto in carb coma. Cioè, ma è solo zucchero. Mamma mia, regà, ma lasciate perdere sti cosi. Andiamo con i cookies and cream bits. Questi qua. Solo zucchero, ragazzi. Ma queste sono proprio palline. Guardate, sono pallinissime queste qua. Ma se belle inquadrature. Vado ad assaggiare queste. Vado, eh. Ah. Mannaggia, oh. Questo è il ventro dei biscotti con dei biscotti un po' sbriciolati dentro. Ma raga, hanno un tasso di zucchero mortale. Andiamo a provare i Tootsie Roll, che non so che cosa essi siano. Ragazzi, vi giro su tutto, belli, mo me li scrofo tutti questi dolci, li sto lasciando tutti e li lascerò tutti. Questa è una barretta di cioccolato, un po'... no, non è cioccolato, è morbida, cioè vedete come fa? È una cosa strana. Non sapeva né di me e né di te. Andiamo avanti, le Nerds. Boh, questi speriamo che sono quelli che frizzicano. Ipotizzo sono della Nestlé, però non c'entra niente perché se lavorano. Ah, sai, questi sono quelli che frizzicano. Mo cerco di farveli vedere. Sono tutte pallinette. Non so come farvi vedere, ma sono tutte pallinette. Andiamo a vedere. Poco. Più che altro sono aspre, sono caramelle al concentrato di limone con una quantità di zucchero imbarazzante. Le Chewy Lemonade Mansion PlayStation, qua dovrei tagliare qualcosina per il mio Michele perché non è che possiamo far vedere tutto. Queste sono caramelle di colore generico, sono morbide. Ah, ho capito, queste sono buone. Sono quelle molto morbide che dentro sembra che c'è un'esplosione di zucchero. Quello è vero. Le Gobstopper. Speriamo di leggerle bene. Ragazzi, devo fare una puntura di quello là per la glicemia. Quelle qua sono palline colorate, niente di più. Andiamo a vedere che c***o sono.
se io vi dico che sono più o meno quelle di prima, un po' limonosi, ma dentro c'è una palla di zucchero, vi fidate? Vi farei vedere lo sputo, ma fidatevi, dentro c'è una palla di zucchero. Sti americani non stanno bene, io ve lo dico, hanno dei problemi, chiamate qualcuno di bravo. Io fino adesso salvo solo questo qua, ma ripeto, è troppo zuccherato. Io metterei il counter dello zucchero, Michele, ritorna indietro. Andiamo a vedere la Laffy Taffy, caramella. Mi sta piano a botta, ma seriamente, io ve lo dico, il mio indice glicemico è salito alle stelle, raga. Questa una volta era una caramella, vabbè, è verde dentro. Pongo, mamma mia, pongo chimico. Oddio, che buona sta scatola, raga. Compratela con il mio referral link. Andiamo a prendere Air Hears. Questa qua, che dovrebbe essere una gomma gusto mela, se non vado a dir cavolate. Ragazzi, ma questi sono colori che di naturale hanno visto ben poco, raga. Cioè, questo è fosforescente. Sa di mela, sì, ma aiuto! Raga, è chimico, raga, ma dai, proviamole tutte. Le make Meryl tu sorella, questa è qua. Guarda, gusto lime. Morbidissime. Ma queste mi piacciono. Mi piacciono, ma se ci avete delle otturazioni, vi zompano via i denti. Quindi io queste non le mangio perché le otturazioni ce l'ho. Cioè, abbiamo queste, le Jolly Ranch, che mi sa che sono pure queste delle bubblegum, ma io qualche cosa me dovrò buttare dentro, se no il video può finire qua. Guarda, voglio prendere verde. Oggi vado sul verde, non so che gusto sia, mela, gusto mela. Quindi oggi ce la giochiamo sul gusto mela, ragazzi, eh. Colore proprio di mela. Alzanto su due. Compratele! Mamma mia, che buone! Questo tutti stavamo aspettando questo momento. Voglio aprire Reese's. Questi sono quelli che ho sempre voluto assaggiare. Sempre. Io mi aspetto qualcosa di delizioso. L'odore di peanut butter c'è un botto. Adesso per favore fa che siano deliziosi. Devono essere per forza deliziosi. Sono buoni, forse un po' troppo zuccherosi, però sono sempre queste, ma sono tipo le M&M's. Che buttiamo una discreta quantità in bocca. Sono buone, sono un po' di peanut butter, si possono mangiare. Per ultimo la chewing gum, non mi va per niente, tanto è una chewing gum. Assorda! Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se volete che io prendo un'altra scatola di queste e ci faccio il video con Joker, dobbiamo arrivare a 17.000 mi piace. Se arriviamo a 17.000 mi piace, prendo un'altra scatola di queste e la facciamo con Joker. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento con il vostro Cibo 89. Non so se vi avevo fatto vedere questo qua all'interno. Vedete, peanut butter. Me lo mangio perché ormai l'ho tagliato, non me ne privo. Ho assaggiato merda. Troppo zuccheroso comunque, però è buono. Arrivederci.